Buongiorno ragazzi e benvenuti alle scuole medie. Vedrete che non sono tanto diverse dalle elementari, però state diventando adulti, quindi faremo argomenti un po' più interessanti. Wow, sembra bello! E poi voglio che mi vediate più come un'amica, non come una professoressa. Ecco, tutti i professori che dicono così sono degli stronzi. E non voglio darvi tanti compiti, impareremo più cose qui a scuola che a casa. Wow! Allora, stupidi bambini! Avete fatto i compiti? Quali compiti? Dovreste saperlo voi! Ma non ce li ha detti! Dovreste saperli a prescindere, dovreste farli anche quando non li dico, perché la scuola è la cosa più importante della salute. Ma cosa? E poi comunque ve li ho assegnati. Ma quando? Quando siete usciti dalla classe all'ultima campanella. Ma non c'era nessuno in classe! E allora? Io c'ero. Ecco, Secchia c'era. Ma Secchia è pazza! Pazza per la scuola! Prima che il video inizi, non dimenticarti di iscriverti e di lasciare un bel mi piace per far parte della nostra grande famiglia e vedere tanti video di ogni genere. Ti aspetto. Oddio, finalmente inizio le medie. Aspettavo questo momento da tanto tempo. Mi sono guardata tutte quante le serie TV relative alla scuola. Ned, scuola di sopravvivenza, Sorriso d'argento. E poi ho comprato tutti quanti i diari di Diario di una schiappa. Sono sicura che riuscirò a diventare popolare e a trovarmi un fidanzato. Spero solo di finire in fretta. Ah, sono così emozionata per il ritorno a scuola! Ho preso un sacco di materiale scolastico nuovo. Tutti quanti i quaderni di Chiara Ferragni. Poi l'astuccio di Chiara Ferragni. Wow! Erano finiti quelli rosa. Io volevo quello rosa! Poi un sacco di pennine colorate carinissime. Questa con un unicorno pelocchioso, che carino. Una penna a forma di volpe e una penna con scritto amore, perché non troverò mai l'amore della vita, quindi mi accontento di una matita. Ho fatto anche la rima. Io ho una penna, anzi mezza. Mamma, ti prego, posso truccarmi un pochino? Un pochino! Va bene, solo un po' di lucida labbra. Vai! Adesso sarò bellissima! Tutti quanti si accorgeranno della differenza! Oh, porca miseria! Ho cercato di seguire tutti i tutorial possibili per essere carina a scuola, ma ancora niente! Che tutorial hai seguito? Come diventare un panda? Billy? Beh, era solo una domanda! Ti piacciono i panda? Sì! Allora cerca di non farmi arrabbiare o ti metto a rischio di estinzione! Ah! Wow, ragazze! Ma avete visto i ragazzi di terza? Sì, wow! Sono proprio carini! Proviamo a seguirli su Instagram! Ma non starebbero mai con delle ragazze di prima? Vabbè, metto tanti mi piace così capiscono che sono interessata! Sì, vabbè... Ha accettato la mia richiesta! Vediamo se mi segue! Sono passati 10 minuti. E vabbè, gli sarà scappata una cagata atomica, non ha fatto in tempo a seguirmi ed è corso in bagno. Sono sicura che non appena tornerà dal cesso inizierà a seguirmi. Sì, te l'ho detto che non si fidanzerebbero mai con una di prima. Io mi sono fidanzata con uno di terza. Tu hai fatto cosa? Eh sì, non come voi sfigate. E vabbè, quando andremo in terza sarò carina anch'io. E magari lo saranno anche i miei compagni di classe. Magari in Billy in terza diventerà carino e intelligente. Ehi Ele! Billy è sempre un cesso! Ehi, un complimento! Vuol dire che ho la pelle liscia come la ceramica. E poi sono utile! Buongiorno ragazzi, oggi faremo un breve ripasso della matematica delle elementari. Allora, chi si ricorda la tabellina del 9? Io! Beh, forse questa me la ricordo anch'io. Wow, le medie sembrano facili, speriamo rimangano sempre così. Chi sa dirmi cos'è un paraboloide iperbolico? Io no, onestamente. Ma è facile! Ecco, questa è la forma. Mona Pringo! Billy, bocciato! Ma che c***o è vero? E chi sa dirmi la formula? Io! x2 a2 più y2 b2 è uguale a 2 pz.
Come facevi a saperlo? L'ho studiato in prima elementare per i fatti miei. Visto? Era facile. Ma prof, sai che è pazza? Il fatto che lo sappia lei non vuol dire nulla sull'intelligenza degli altri. Avete portato i flauti? Sì! Sì! Ok, ok, smettetela, basta! Oh. Scherzo. Però poi dovremo impegnarci per suonare bene. Ma poi in terza potremo suonare anche altri strumenti. Certo, se diventerete bravi potremo suonare tamburi, pianoforti e arpe. Ragazzi, vi ricordate quando ho detto che in terza avremmo utilizzato tamburi, pianoforti e arpe? Sì! Beh, era una bugia! In terza si studia solo storia della musica! Oh! No! E dovrete ricordarvi tantissime date e tutto il funzionamento degli strumenti. Ma no! Sapere quando è stato aperto Musical.ly conta? No. Nel 2015 comunque. Allora, ragazzi, volevo fare una battuta divertente di come si studia storia in prima media, ma non mi ricordo nulla, quindi fatela voi nei commenti. Cosa state studiando di storia in prima media? Allora, ragazzi, cosa volete portare all'esame? La Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale. Non potete portare tutti la Terza Guerra Mondiale. Qualcuno deve cambiare argomento. Io porto la storia di me stesso. Ma non è un periodo storico, Billy. Lo sarò presto, prof. Perché io diventerò una star. Oh, adoro il mio diario. Sicuramente me ne prenderò cura alla grande. Oddio, ho dimenticato anche oggi il diario. Sempre che ne abbia ancora uno. Vabbè, mi segnerò i compiti sul braccio. Oh, non posso usare il telefono in classe. È proibito. Devo essere una brava studentessa. Ups. Devo ricordarmi di abbassare il volume prima di aprire TikTok. Oh, tranquilla. Sto imparando un nuovo trend. Meno male che la mamma mi ha messo la merenda. Mi sembra di essere ancora alle elementari. Oh no! Oh, non c'è la merenda! Ma come? Perché la mamma si è dimenticata di mettermela? Oh, non penserà mica che adesso sono abbastanza grande da farmela da sola, vero? No! Prof, dove andiamo quest'anno in gita? Alla fabbrica del formaggio. Wow, e si trova in qualche posto speciale? Prenderemo il pullman? No, è dietro l'angolo, andiamo a piedi così non spendiamo neanche soldi per il pullman. Wow, e staremo fuori qualche giorno? 3 giorni, ma no, torniamo in giornata così abbiamo ancora tempo di fare lezione. No! E poi vi interrogo. No! Ah, finalmente quest'anno facciamo una gita di 3 giorni in montagna! Poi facciamo una verifica su tutto quello che abbiamo imparato. No! Esame? E cos'è un esame? Io mi godo la vita quest'estate. No, perché? Basta, perché? No! Ma dai, dicono tutti che l'esame di terza media sia facile. Sì, lo dicono tutti quando l'hanno già dato, adesso io sto in ansia! Ciao a tutti Team Olivieri, io sono Eleonora e questa è la prima media versus terza media. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ovviamente la prima media, diciamo, sono i primi giorni di prima media, perché poi diventa difficile anche quella. Comunque, se il video vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!